Bene, vi vedo pimpanti in questa serie di presentazioni a 6 minuti. Adesso nella stessa presentazione da 6 minuti ci saranno due speaker, quindi insomma di bene in meglio. Allora, è giunto il momento della scuola. Vi presento un lavoro fatto a quattro mani con il mio collega Luigi Minale, che presenterà a breve, appunto sulla scuola primaria e secondaria in Italia. Allora, abbiamo deciso di iniziare la nostra presentazione con un'immagine, l'immagine della campanella scolastica, che insomma tutti voi vi ricordate, ha segnato l'inizio e la fine delle nostre giornate, ed oggi ha un significato un po' diverso. È una campanella d'allarme che suona nel momento in cui si parla del sistema scolastico italiano. In questo spot trailer che vi do ora, sperando di invogliarvi a leggere l'intero lavoro, vi parlerò principalmente di quattro messaggi o assaggi, se volete. Il primo è la situazione attuale, tramite l'analisi dei risultati degli studenti italiani quando paragonati a livello internazionale. Il secondo è la spesa, quanto spendiamo, e poi parleremo della selezione, della composizione dei docenti e di quanto paghiamo. I risultati, appunto. Allora, qua vediamo i risultati della scuola secondaria superiore, ovvero di studenti quindicenni, nei test PISA, che è un test promosso dall'OCSE. Siamo nella slide lettura. Come vedete, noi siamo la slide rossa, siamo la barra rossa, scusate, qui, l'Italia, e la barra blu sarà sempre, questo è un tema costante della presentazione, è la media OECD. Allora, OCSE, scusate. In lettura, come vedete, siamo al di poco sotto della media, ma i risultati devono ancora arrivare, quelli veramente tristi. Eccoci, matematica, in fondo alla classifica. In fondo alla classifica, la forbice tra noi e la media, notate bene, la media, non i migliori, dell'OCSE aumenta, e in scienze ancora peggio. Come dice Gigi, se nell'OCSE ci fosse la retrocessione saremmo già in B, ma sicuramente, vedete il divario. Bene, allora, ci siamo chiesti nella nostra presentazione, nel nostro lavoro, perché, quali sono le cause. Una delle cause che viene spesso, uno dei fattori che viene spesso come dire, indicato come fattore chiave è la spesa, cioè che spendiamo poco. Vediamo dunque in questo grafico la spesa aggregata in istruzione come percentuale del PIL. L'Italia è sempre la barra rossa e spende il 3,4% del PIL se contiamo solo la scuola primaria, secondaria e studiamo l'università, e la media Europa 21 è la barra blu a 3,8, quindi spendiamo meno della media europea. Ora voi potreste dirmi, dato interessante, ma il numero di studenti, perché ovviamente non tutti i paesi in Europa hanno lo stesso numero di studenti, giusto? E infatti vi mostriamo la spesa in istruzione per studente, dove l'abbiamo anche disaggregata in primaria, barra verde, secondaria inferiore le scuole medie, barra rossa, secondaria superiore i licei, barra blu. Concentriamoci sull'area cerchiata. Nella scuola primaria spendiamo di più della media europea, finalmente un dato positivo. Nella scuola secondaria meno della media e notate, sempre meno dei nostri principali competitors in Europa. Ora, la spesa è sicuramente un fattore importante, però ci siamo chiesti, può essere l'unico fattore per spiegare i risultati visti prima? No, noi personalmente non crediamo che non è l'intera storia, perché in fondo la spesa è risorse, è la benzina che si mette in un motore, ma non ci dice nulla sull'efficienza, la bontà di questo motore. Per far questo lascio la parola a Luigi. Benissimo, allora per avere un'idea di come funziona il sistema scolastico vi darò due fotografie. La prima è sulla selezione degli insegnanti e la seconda di quanto vengono pagati, sostanzialmente l'incentivo economico. Allora, come si diventa insegnanti? In Italia ci sono due modi. Si può entrare in graduatoria in una delle due graduatorie, ossia la graduatoria di esaurimento o quella di istituto, va bene? O se no c'è un'altra maniera, affrontare la sorte nel concorso nazionale, il famigerato concorsone che è stato appena istituito. Adesso non abbiamo tempo qui per andare in profondità, ma vi posso assicurare che per quanto riguarda le graduatorie, queste sono una classifica dal funzionamento complicatissimo, dove probabilmente è molto più importante per avanzare essere allenati nella corsa a ostacoli amministrativi e burocratici rispetto che nella preparazione all'insegnamento. Che effetti ha questo particolare sistema di selezione? Ha due effetti. Il primo è che
i potenziali insegnanti entrano in graduatoria, però ci rimangono per anni, quindi rimangono per anni precari, e questo non è una cosa che ci piace. La seconda è che finalmente siamo primi in una classifica. Peccato che la classifica è sbagliata, perché è quella dell'età media degli insegnanti nel mondo. Questo grafico ci fa vedere la percentuale di insegnanti con più di 50 anni nella scuola secondaria. Ecco, l'Italia batte tutti col 59%, la media europea è al 37%. Lascio a voi intendere le conseguenze di un dato di questa portata. Benissimo, abbiamo visto come funziona la selezione degli studenti, ma cerchiamo di capire anche quanto vengono pagati e come funzionano gli incentivi economici. Vi farò vedere due slide molto veloci. Allora, se l'istruzione è considerato un settore strategico, lo Stato, se è lo Stato, noi crediamo che si debba prendere carico dell'istruzione, non deve essere per forza così, dovrebbe cercare di incentivare e di attrarre le persone migliori per svolgere questo lavoro di importanza sociale. Ecco, un modo per attrarre i migliori è chiaramente offrirgli un salario decente. Adesso immaginate voi di essere degli laureati recentemente brillanti, giovani, volete fare un bel lavoro e dovete decidere se diventare un insegnante dell'elementare o delle medie oppure fare qualsiasi altro lavoro. Ecco, sareste interessati a questo grafico qua, perché questo vi dice che se decidete di fare l'insegnante della scuola primaria, per esempio, il vostro salario sarà il 57% del salario medio che potete aspettarvi di avere in un qualsiasi altro impiego per cui è richiesta la laurea, come è richiesta per fare l'insegnante elementare. Se decidete di fare l'insegnante della scuola secondaria superiore va un po' meglio, 64%, comunque non benissimo. Non è così negli altri paesi, quindi io vi consiglio di pensarci due volte, ed è fatti, è quello che le persone fanno, ci pensano due volte, anzi vi consiglio di pensarci tre volte. Se ancora di più, ci dovete pensare ancora di più se siete in gamba, perché l'avanzamento di carriera e l'avanzamento salariale funzionerà solamente con il passare degli anni e non sarà assolutamente legato a quanto siete bravi voi ad insegnare, quindi pensateci bene. Ok, ma voi potreste dire, beh, attenzione, però in Italia siamo pagati di meno rispetto agli altri paesi perché lavoriamo di meno e quindi va benissimo così. Ecco, non è vera questa cosa, bisogna sfatarla, perché questo è il grafico del salario per ora di insegnamento degli insegnanti di secondaria, e anche qui l'Italia non cambia, diciamo, il suo ranking all'interno tra i paesi europei e non. In Italia guadagna 46 euro all'ora contro i 54 di media. Ecco, non vi abbiamo parlato di tante altre cose, però volevo concludere solamente legandomi alle altre presentazioni sulla crescita. Noi crediamo che la scuola in Italia fino ad oggi è stata usata più per creare dell'impiego a bassi salari piuttosto che per aumentare la qualità dell'insegnamento, e se un paese vuole tornare a crescere deve per forza ricominciare a puntare sulla scuola. Come è stato fatto negli ultimi anni e come i governi e i partiti si propongono di fare nel futuro è una bella domanda di cui siamo felici di rispondere durante il dibattito. Va bene? Grazie.